E rieccoci tornati in questo nuovo video di spacchettamento di carte di Yu-Gi-Oh! Io sono Dlarz e oggi in collaborazione con Konami andremo ad aprire il nuovo core set in uscita l'8 febbraio di quest'anno, quindi manca come al solito poco. E già dalla cover è un set molto interessante, tra poco vedremo perché. Sto parlando di Yu-Gi-Oh! Incubo Fantasma. Ecco qui il nostro bel boxettino e vediamo Yubel in copertina. L'epico ritorno, tra l'altro c'è scritto il ritorno di Yubel, vi giuro che non l'avevo letto. Abbiamo Incubo Fantasma, 9 carte per busta, 24 buste per box, con 100 carte a disposizione e l'opportunità di trovarne anche 24 come rare segrete quarto di secolo. Poi vabbè, ce n'è una che esce solamente in rarità quarto di secolo, ma chissà. Ok, abbiamo aperto il nostro bel box, andiamo ad aprirlo per davvero. Oh, eccoci qua, si comincia subito il 2024 per Benino. Abbiamo aperto da pochissimo lo starter set due giocatori. Adesso apriamo Yu-Gi-Oh! Incubo Fantasma, con non solo supporti per Yubel, ma delle cartine interessanti. Tra l'altro vengono approfonditi anche i Pyro. Nella scorsa espansione, quella prima, ovvero Labirinto dei Millenni, potevamo trovare la carta Falò. Ci sono approfondimenti sull'archetipo Pyro e ci sono anche delle carte nuove. Stregone di Sebek, Princi Carlino, mio Dio che carino, una delle mie razze preferite, canine, beh, maestro di cricet, ok che è un criceto, però madonna santissima, ma è fico, è proprio fico, con tanto di cicatrice. Motociclista Goblin Boom Mac, ci sono anche i Goblin Rider all'interno di questa espansione e tra l'altro sono sempre bellissimi, guarda qua. Guarda qua, cioè, che artwork. Poi vedremo anche le altre. Veidos, il drago eruzione dell'estinzione, rara segreta. Perfetto, abbiamo iniziato subito alla grande, così. Prima bustina, abbiamo trovato una delle due secret. Pyro effetto, giustamente troviamo, iniziamo a trovare i Pyro, 2800-1500 durante la main phase. Se questa carta è in mano ed è un effetto rapido, possiamo scegliere una carta nella zona terreno e evocare specialmente questa carta. Sul terreno dell'avversario, se lo facciamo, distruggiamo questa carta per poi aggiungere dalla mano o posizionare una carta trappola continua incenerita dal tuo deck. Quando questa carta viene mandata al terreno del tuo avversario al cimitero, distruggi tutti i mostri sul terreno e si può utilizzare una volta per turno l'effetto, giustamente. Tra l'altro che artwork, mamma mia. Iniziamo con la secret. Va bene. Miscela Aroma, Drago Presa Rottame e Elemento Oscuro, che non è l'ultima, Tricorno, il concerto cacofonico. Bell'artwork anche qui. Il nome è ok, concerto cacofonico, giustamente per simboleggiare qualcosa di che non suona bene, quindi qualcosa che va a puntare in un villain in arc, una roba del genere. Infatti lui è cattivo, è oscurità, quindi cosa si usa come termine? Cacofonico. Perché è un concerto, quindi ci sta. Arcidemone Berserk, Focena Aura Bianca, che bel sincro. Squadra caduta libera Goblin. Ah, guarda qui, guarda quanto sono belli i Goblin. Goblinberg è una delle più belle, anche per artwork e tutto. E poi la utilizzavo, quindi affezionato. Ricaricatore del tempo, Dolore Incubo, come super rara, supporto per Yubel. Questa durante la main phase ci fa distruggere un mostro oscurità nella mano terreno e se lo facciamo possiamo aggiungere Yubel a una carta che lo menziona, eccetto Dolore Incubo. Mentre controlliamo un mostro Yubel, i mostri dell'avversario non possono attaccare, devono attaccare... devono attaccare mostri Yubel. Ok, quindi giustamente rivolve tutto negli effetti dei mostri principali di Yubel, ovvero le tre versioni. Raidraptor, glorioso brillante, materializzazione come carta magia rapida, grandiosa carica dei motociclisti Goblin, continua, e preghiere della voce muta, rituale. Abbiamo trovato tutte le tipologie praticamente. Qualcuno vuole darmi un equipaggiamento? 100 carte, quindi spero di non trovare troppi doppioni già da subito. Lampada pesce, processione della Giara Te, Raidraptor Trespolo, Squadra caduta libera Goblin, ascesa, alza rango magico, forza del Raidraptor, magia rapida, una super di pacchetto, ciprea divoratrice, sciame di mille piedi, eterno preferito, altro supporto per Yubel e che artwork, e forza Xyz. Next bustina, dai, vediamo pure qualche ultra, perché ci sono. Boomak, che abbiamo già trovato, Guardiano Oscuro, mamma mia, che bello, ma quanto è bello. 3800, non viene distrutto in battaglia, giustamente, se non ricordo male. Vale sempre come carta guardiano del cancello. Si evoca specialmente dalla mano cimitero mischiando nel deck Sanga, Kazejin e Suijin. Nella mano, terreno scoperto, cimitero o banditi. Ok, come avevo detto, non può essere distrutto in battaglia, questo me lo ricordavo. È immune agli effetti di mostre le carte magia, quando evocata specialmente dall'effetto di elemento oscuro. Questa carta veniva usata come Ace Monster dai fratelli Paradox nei primi episodi di Yu-Gi-Oh!
Phoenix quando hanno fatto il tag team match contro Jaden e Cyrus. Che bello, che bello. Bestia evocazione fantasmatica. Questa è per le bestie sacre. Infatti, come possiamo vedere, Amon, signore del tuono fragoroso, Raviel e Uria. Questa molto molto carina. Prince Carlino di nuovo. Risveglio di Veidos. Abbiamo trovato una magia rapida ultra rara. Metti un Obsidim, la città incenerita dal deck, scoperta in qualsiasi zona terreno. Se l'avversario controlla una carta nella zona terreno, puoi aggiungere un mostro oscurità Pyro di livello 5 superiore. Per il resto di questo turno, dopo che questa carta sia risolta, non puoi evocare specialmente, eccetto mostri Pyro. Mamma mia. Stiamo trovando anche i supportini foil per i Pyro, oltre a patata mistica, che ha lo stesso attacco e difesa di pomodoro mistico, e questa cosa la adoro. Radianza della voce muta, fantasma tre occhi, guarigione aroma e basta. Prossima, prossima. Ah, ecco, iniziano i doppioni. Però Raid Raptor, Lanius Noir, no. Processione della gelatè, sì. Lampada pesce, sì. Raid Raptor, avvoltoio, fioritura, come super. Età delle stelle e del gelo. Attenzione, eh. Incenerita per l'eternità, forza Xyz e stormo unito. Carini, con la cravattina. Oddio, ho distrutto questa bustina. Un'altra bestia evocazione fantasmatica. Golem Trita Tutto Geist. Pesce Luna Bianco, Guardiano Oscuro. Aromalith Magnolia come super di pacchetto. Fusione Terrestre. Inseguimento Drammatico Occhi di Serpente. Reincarnazione Bianca come continua. E Incenerità per l'eternità continua. Solo che una è una magia e una è una trappola. E beh... Tra l'altro tanti supporti per Jubel, eccone un altro, Cronache Mature, però non stiamo trovando i mostri Jubel, voglio quelli. Drago Magmacio, bestia folle dei Goblin, mamma mia che spettacolo, ma io li adoro. Moco Moco, battito del tramonto come super di pacchetto e con questo bel paesaggino ci sta benissimo. Aeroporto di emergenza! Dio, che bello rivedere gli psichico. Hydraptor glorioso brillante, guarigione aroma e ulticarne offerta. Quella è la mano di servitore del teschio. Prossimo pacchetto, questa volta con più delicatezza, magari. Lanius Noir, che abbiamo già trovato. Pesce Luna Bianco idem, maestro idem. Ragazzi, cosa abbiamo ricacciato in questa versione? Madonna, tra l'altro questa non l'avevo nemmeno mai vista. Soffitta Mementotlan, che è la versione di Kuribo, la versione dell'artwork, quella super mega vecchia, giallona, con 550-400, se non sbaglio l'attacco e la difesa sono gli stessi. Six, luce lunare dei Goti, come super, converti luce libile, apporto di emergenza, radianza della voce muta e guarigione aroma, che ormai abbiamo trovato tipo in 5 per. Niente, le sto disintegrando tutte. Drago Magmacio, rinoceronte reale con dadi truccati. Mamma mia che artworkina, ma queste sono proprio belle comunque, eh. Cronache Mature, Raid Raptor Trespolo, che abbiamo già trovato. Emissario della Casa di Cera, come super. Questo è un mostro illusione, tra l'altro. Che belli che sono. Guarda i dettagli sul vestito. La cosa che ha al collo. Il ciocherino. Bellissimo. Elemento Oscuro, Ulticarne Offerta, Ciprea Divoratrice, Incenerità per l'Eternità. Next one. Ah, ok, ancora bestia folle dei Goblin. Vagnawa, il drago mangialuna. E la madò, che bello. Un tuner, un mostro non tuner. Ed è un sincro di livello 7. Motociclista Boomak, l'abbiamo già trovato. Anche il maestro. Oh! Finalmente! E tra l'altro, cover card, baby. Era da un po' che non succedeva, nei corset. Però io di solito avevo una tendenza a trovarle tutte le cover. Cioè, mi uscivano, che io le volessi o no. Jubel, l'amorevole difensore per sempre. Mamma mia, posso dire, quest'artwork se la gioca con l'artwork dello Jubel originale. No, forse quella è ancora un po' più effetto nostalgia, però questa è pazzesca. Cioè, ci devo ragionare bene. 0-0, giustamente, un mostro Jubel, un mostro con effetto sul terreno. Quando questa carta viene evocata per fusione, possiamo infliggere 500 all'avversario per ogni materiale utilizzato e utilizzare questo effetto di Jubel una volta per turno. Non può essere distrutto in battaglia dagli effetti delle carte e non subisce danno da combattimento. Alla fine del damage step, si è combattuto con un mostro dell'avversario, infliggiamo all'avversario danno pari all'attacco di quel mostro e lo bandiamo. Ok, è un effetto molto simile a quello dello Jubel normale, cambiano qualcosa, giustamente sgravatino, molto molto bella nell'artwork soprattutto, mio Dio. Tra l'altro sto iniziando pure a slivarle le foil che sto trovando. Ah, tra l'altro guarda con che sleeve. Oh, abbiamo quasi finito tra l'altro la prima fila, questa è la penultima bustina, poi ce ne aspettano altre 12. Ancora Prince Carlino, Arcidemone Berserk, ancora Vagnawa, ancora Processione, la Capra Nera ride.
Signori, ecco l'altra secret del box. Dichiara il nome di una carta mostro. In questo turno nessun giocatore può evocare specialmente i mostri con quel nome originale eccetto dal cimitero. Bandiamo questa carta dal cimitero e dichiariamo il nome di un mostro. In questo turno nessun giocatore può attivare gli effetti del mostro sul terreno con quel nome originale. Ok, è una trappola che tra l'altro non conoscevo tanto bene, però è molto molto carina nell'artwork. Stormo unito, converti l'uccellibile, materializzazione e forza Xyz. Ok, stiamo iniziando a trovare le prime carte doppie, eh? Però siamo a metà box, diciamo che ci può stare. Cerchiamo di prenderci le inedite. Tipo non questa. Tipo no, no, questa no, non l'abbiamo trovata. No, ricercatore del tempo sì. Stregone di Sebek sì, è stata la prima, anche lui. Motociclista Goblin, clutter esplosivo e finalmente... Finalmente un altro Goblin Rider. Usciva sempre lo stesso a parte la bestia. Oh, guarda che bello questo. Mamma mia. Mamma mia, spettacolare. Sono una più bella dell'altra. Come super di pacchetto, tra l'altro. Sciame di mille piedi, elemento scuro, reincarnazione bianca, Red Raptor glorioso, brillante. Anche qui molte doppie. Finita la prima metà, si passa alla seconda e ultima. E si va con Jubel qui. Lo teniamo a vista perché è bellissima. È spettacolare. Ah, un bel giallone, illusione, illusionista Gol Menestrello. Madonna santissima, che artwork. Un accattivante artista di strada che ti prenderà alla sprovvista con la sua canzone danza e attacchi con giochi di prestigio. Una volta che gli occhi iniziano a roteare, il pericolo si avvicina, ti conviene scappare. Ed è un 2000 con 4 stelle, uno di quei classici, come Drago di Alessandrite, eccetera, eccetera. Pesce Luna Bianco, Prince Carlino, Arcidemone Berserk... Sauravis, saggio drago della voce muta. Drago effetto 2600-2800 come super di pacchetto. E meno male che è una carta che ancora non avevamo trovato. Non come queste ultime. Si va, si va, si va. Non ci fermiamo. Ancora squadra caduta libera. Ancora lampada pesce. Ancora lui. Anche se l'abbiamo appena trovato. Ma lui è nuovo. E Stranger Big Bang 2100-500. Mio Dio. Sembra letteralmente la controparte di Capitano Gold. Anche tipo sui numeri di attacco e difesa. Eroe della città incenerita, come Pyro, 2600-2100, super di pacchetto, nuova. Michelle Aroma, Tricorno, Ciprea Divoratrice, Radianza della Voce Muta. Un po' di doppie, eh? In questo momento sì. Addirittura rischiamo di fare un pacchetto di doppie. Ce l'abbiamo? No! Ultima carta, nuova per questo set. Per noi, almeno, per questo video. Inseguimento drammatico Occhi di Serpente. Aspetta! No, abbiamo trovato un'altra carta Occhi di Serpente, non questa. Oddio, oddio, no. Siamo in quella fase del video dove non mi ricordo bene tutte le carte che ho già trovato. Cioè, alcune non me le ricordo. Va bene. Va bene, va bene così. Trita tutto, Geist, Bestia Vocazione Fantasmatica, Stregone di Sebek, Trespolo, EMP, Miaomina, Cyberso, 800-0 come ultra rara. Se c'è un mostro Link sul terreno in qualsiasi cimitero possiamo evocare specialmente questa carta ed evocare specialmente EMP Miaomina una volta per turno in questo modo. Se un mostro Link 2 che controlli viene mandato al cimitero bandito, eccetto durante il damage step, possiamo bandire questa carta dal cimitero. Omano, possiamo scegliere come bersaglio una carta controllata dal nostro avversario e farla tornare nella mano. Ovviamente ci sono delle condizioni da rispettare, quelle in parentesi. Come artwork ci sta un sacco, molto psichedelica, poi con la foilatura ultra rara ci sta, molto molto bella. Preghiere della voce muta che abbiamo già trovato, anche elemento, anche lui e anche lui. Ah, guarda, 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 lo facciamo il pacchetto. Lo facciamo il pacchetto di doppie. Grandiosa carica dei motociclisti Goblin, non l'avevo trovata, quindi non lo facciamo il pacchetto di doppie. L'avevamo quasi fatto. A questo punto ho droppato le due secret. Mi è uscita una, due ultra. Forse, forse qualcosa, un'altra ultrina la riesco a trovare. Kif, buio dei goti. Questa nuova, 0.1500 pesce. Ah, giusto, giustamente ne abbiamo trovati una marea. L'avrete già notato, ci sono un sacco di supporti per fish. E ci dovrebbero essere anche le carte Horus. Ma per adesso, per quanto riguarda i mostri, ce n'è una molto molto carina, ma ancora nada. Questa è la nostra super di pacchetto, by the way. Apporto, età delle stelle, materializzazione e converti l'uccellibile. Convert uccellibile, più o meno. Siamo agli sgoccioli. Siamo agli sgoccioli. E infatti troviamo... Ah, no, no, troviamo delle carte nuove anche. Vento, Maestro Spettro, come carta magia, super di pacchetto. Una bella rapidina. Tra l'altro artwork molto molto carina. Unito, reincarnazione, grandiosa carica e età delle stelle del cielo. Okay. Io tra l'altro vi ricordo che questo prodotto uscirà l'8 febbraio in tutti gli OTS e nei negozi ufficiali.
4 bustine rimanenti, compresa quella che sto già aprendo ora, che sto spacchettando ora, un altro emissario della casa di cera, come super, e nessuna carta nuova. Peccato. 3 bustine. Stregone di Bisek, Vagnawa, maestro. Oddio, no, me la sono spoilerata. Va bene, dai, l'ultima ultra credo che troveremo in questo set. Raidraptor, falco ribellione ascendente. Peccato essermela spoilerata proprio perché mi scivolano le carte oppure si attaccano. 4.000, 3.505 mostri bestialata di livello 13. Madonna mia, poi è veramente maestoso, assurdo. Però parte così, immune agli effetti delle altre carte. Quando questa carta viene evocata Xyz, distruggiamo tante carte controllate quante possibile. Se questa carta ha 3 o più mostri Xyz, Raidraptor come nomi diversi come materiale, quindi attaccati, infliggiamo all'avversario danno pari alla somma degli attacchi originali dei mostri distrutti. Una volta per turno possiamo staccare 3 materiali, scegliere un mostro Xyz, Raidraptor nel cimitero, e questa carta guadagna l'effetto di quel mostro fino alla end phase. Direi che ci sta. Raidraptor, tra l'altro, ce ne sono un bel po'. Questa è molto carina. Tra l'altro con questa a quanto arriviamo? 1, 2, 3. Non mi ricordo il pool, mannaggia. Perché non so se c'è spazio per trovare la quarta. No, ma non usciva pure la quarta ultra. Cioè, oddio, ci sono alcuni box che ti danno un pool più esagerato. Ci sono i God Pack. Tipo io nel spacchettamento della Rarity mi sembra che l'ho fatto. Dolore Incubo come super finale. Ultima bustina, ma credo di aver già trovato tutte le foil. Comunque andiamola ad aprire. Vediamo un po'. Pesceruna Bianco, Drago Magmacio, Illusionista Golmenestrello, Lampada Pesce, Raidraptor, Coraggioso Strix. Come super di pacchetto, e almeno è uscita una carta che ancora non avevamo trovato qui. Quindi ottimo. E andiamo a concludere così l'apertura di oggi. E dunque per questo video direi che è tutto. Io vi invito a lasciare un bel pollice in su se questo video vi è piaciuto e se ne volete altri di Yu-Gi-Oh! Ringrazio Konami per la collaborazione e vi ricordo che questo prodotto sarà disponibile in tutti gli OTS e negozi ufficiali a partire dall'8 febbraio. Fatemi sapere qui sotto nei commenti quando acquisterete, se acquisterete questa espansione anche voi, cosa troverete di bello. Io per oggi vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Bye bye. 3, 2, 1, go!